Pandora Bosche. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ritorniamo a parlare di OGC, questo marchio artigianale italiano che produce console retro game in maniera completamente artigianale, a tempo perso, perché questi due ragazzi della OGC fanno tutt'altro di lavoro, ma producono queste console per passione. Quindi console spettacolari, e oggi vi porto sul canale la JC2, la versione due player, quindi quella che è veramente l'alternativa alla Pandora Box cinese. Ma qua abbiamo un prodotto che asfalta completamente la Pandora Box. Chi ha dubbi su quale acquistare, ragazzi, non ci sono dubbi, questo nettamente superiore. Ma adesso guardiamo perché nettamente superiore alla Pandora Box. Allora, innanzitutto abbiamo, come in tutte le console OGC, la personalizzazione, quello che ovviamente la Pandora Box non può darvi perché è una console industrializzata. Qua invece abbiamo la possibilità di avere una grafica completamente personalizzata, infatti vediamo questa, dove abbiamo all'interno Bubble Bobble e il mio logo del canale Un Nerd e Mezzo. Quindi questa cosa non è applicabile solo a me, è applicabile a chiunque voglia acquistare una console da OGC può personalizzarla come la vuole, farvela creare da loro con diciamo i soggetti che più vi piacciono, o addirittura mandargli voi delle grafiche, mandargli voi delle foto da inserire, perché possono mettervi qualsiasi cosa, anche le foto, che ne so, dei vostri figli, del vostro cane, della vostra macchina, di qualsiasi cosa, o crearla con la grafica dei giochi che più vi piacciono, cioè come volete, ve la creano proprio come volete. Già questo, secondo me, è tanta roba in una console retro game, avere una cosa personalizzata e non una cosa uguale per tutti. E in più la possibilità di avere i tasti, i joystick del colore che si vuole, se si vogliono quelli che si illuminano, quelli che non si illuminano, quindi veramente top anche in questo, appunto, sempre per quanto riguarda la personalizzazione, che in questo secondo me sono numeri uno. E poi abbiamo la possibilità ovviamente di avere un sistema operativo che è Olga, quindi un sistema operativo che vi permette di avere una gestione semplice in italiano, e soprattutto un sistema operativo che aggiunge funzioni in continuazione con i vari aggiornamenti, che questa console si aggiorna e ha la possibilità di essere aggiornata appunto con le varie uscite delle nuove versioni di Olga, il sistema operativo OGC. Quindi già questi due punti, ragazzi, estetica personalizzata in tutto e sistema operativo di loro proprietà, già questo tanta roba. E in più, ragazzi, l'assistenza. Qua parliamo di due ragazzi italiani che vivono a Bologna, quindi la possibilità di avere un'assistenza con WhatsApp, telefonicamente, con email, veloce, e soprattutto con una competenza e gentilezza senza uguali. Quindi si ha la possibilità di avere un'assistenza sempre, in qualsiasi momento, se si rompe qualche tasto, se si ha un problema software, qualsiasi cosa, voi li contattate, ve la risolvono anche rapidamente. Quindi secondo me una cosa che ovviamente con Pandora Box non si ha, perché come vi dicevo prima, da ovunque voi l'acquistiate è sempre un prodotto che arriva dalla Cina ed è un prodotto industriale. Quindi qua un'assistenza hardware e software completa 360 gradi. Quindi ragazzi, già tutto questo vi fa capire che in questa scelta non c'è scelta, nel senso che questa batte Pandora Box 1000 a 1. Mentre per quanto riguarda il cervello, la parte hardware, abbiamo all'interno una Raspberry. Quindi ragazzi, adesso la guardiamo da vicino e vi spiego come vi arriva questa console, e poi la proviamo ad accendere per farvi vedere com'è il sistema operativo Olga e quali emulatori include il sistema operativo Olga, che è la parte, diciamo, importante, o una delle cose più importanti ovviamente di quando si acquista una console retro game. Allora, andiamo a vedere come arriva. Allora, vi arriva la console già assemblata, pronta ad essere utilizzata. Poi vi arriva l'alimentatore, che è un alimentatore con interruttore per accendere e spegnere la console. Quindi alimentatore con interruttore ed un cavo HDMI per andare a collegare ovviamente la console al monitor o TV. Quindi questo è tutto quello che abbiamo nella confezione, che è poi tutto quello che vi serve per iniziare subito a giocare appena vi arriva la console. Allora, guardiamo da vicino la console. Allora, il sopra l'abbiamo già visto. Ecco, qua abbiamo la ventola di raffreddamento della Raspberry. Qua abbiamo la presa HDMI per essere collegata al monitor televisore. Qua abbiamo la presa micro USB per l'alimentazione. Qua abbiamo un jack da 3,5 per l'uscita a V, cioè quella analogica. Qua da parte abbiamo le quattro prese USB
e la presa Ethernet appunto per l'aggiornamento del sistema operativo Olga, perché la cosa importante è comunque tenerlo aggiornato per avere nuove funzioni e nuovi miglioramenti per quanto riguarda il sistema operativo, cosa che vi scordate con una Pandora Box. Qua davvero è in continua evoluzione, in continuo miglioramento anche il sistema operativo, quindi nuove funzioni, nuove possibilità, anche perché per esempio con gli ultimi aggiornamenti è stata integrata la possibilità di giocare fino a 4 player contemporaneamente, quindi la possibilità di collegare attraverso le porte USB fino a 4 joystick, quindi la possibilità davvero di giocare fino a 4 e divertirsi tutta la famiglia o anche tra amici e via dicendo. Poi ricordatevi che questi ragazzi della OGC producono più console diverse per ogni esigenza, cioè c'è questa versione a 2 player, c'è la versione a 1 player, c'è la versione come questa che si connette direttamente al televisore e si può utilizzare con un joystick o collegarci un joystick tipo questo ma con la parte hardware esterna, cioè che sarebbe poi qua, quindi si può decidere come utilizzarla. Ovviamente il joystick è possibile andare a collegarlo anche qua tramite Bluetooth, perché comunque questi joystick o questi pad, chiamiamoli così, sono collegabili tramite Bluetooth, quindi la possibilità di giocare sia con questo sia con questo, o in due usano questo, uno usa questo, cioè veramente connessione a 360 gradi e possibilità di integrare player a 360 gradi, quindi numeri 1. Poi ricordatevi che questi ragazzi della OGC fanno queste console a 2 player, la versione a 1 player, il classico cabinato da sala giochi o il mini cab che avevo portato anche qua sul canale, poi vi lascio magari qua sopra nelle schede i video che avevo fatto in precedenza dove l'avevo recensito, il mini cabinato piccolino da tavolo o come vi ho appena detto anche le console portatili tipo questa, ma poi sta per uscire una nuova versione portatile, per adesso è ancora diciamo in fase di evoluzione ma è già in maniera definita, infatti spero che me la mandino presto per portarla sul canale come anteprima. Anzi Pippo, Nico, mi raccomando, appena potete mandatela, perché sono curiosissimo di provare questa portatile che ha delle funzioni avanzate rispetto a questa e integra diciamo delle novità davvero davvero pazzesche, e secondo me una console portatile retro game fighissima, ma seguitemi sul canale che presto sicuramente la vedrete. Allora adesso proviamo ad andare a collegare questa JC2 al monitor per farvi vedere l'interfaccia del sistema operativo Olga e vedere anche tutti gli emulatori che contiene questa fantastica JC2 OGC. Allora colleghiamola subito, cavo HDMI che vi ricordo è in dotazione quando vi arriva la console, quindi non dovete comprare cavi né niente, così come vi arriva è subito pronta per essere utilizzata, dovete solo connetterlo. Ok ragazzi, sta iniziando a caricare il sistema operativo, adesso aspettiamo che finisca di caricarsi, poi guardiamo l'interfaccia grafica, secondo me spettacolare, e soprattutto gli emulatori che sono la parte che ci interessa ovviamente di più quando acquistiamo una console retro gaming. Ok ragazzi, questa è la schermata iniziale, quindi ci troviamo già all'interno degli emulatori. Questo è il primo emulatore che ci dà nella lista. Adesso ve li faccio scorrere giusto per farvi vedere quanti sono, perché sono davvero davvero tanti. Cioè, non ve li sto a elencare tutti, ve li sto facendo scorrere, li guardate voi, sono davvero davvero tanti, Adesso non ve li leggo tutti, questa è preferiti, qua mettiamo all'interno le ROMs, o meglio i giochi che di solito usiamo di più, quindi andranno a finire in questo preferiti per andarli a trovare in maniera più rapida e veloce. Ma per tutto questo avevo già fatto un video quando avevo provato le prime versioni della console, poi vi lascio qua sopra in alto nelle schede i video che avevo fatto. Qua continuiamo ancora con gli emulatori, cioè guardate quanti sono. E anche la grafica secondo me accattivante e davvero davvero ben fatta. Non sono ancora finiti ragazzi, sono ancora altri emulatori ed ecco qua che siamo ritornati all'inizio, al primo emulatore disponibile. Quindi ragazzi, dal punto di vista grafico, dal punto di vista del numero di emulatori, secondo me top, e poi vi ripeto è in continua evoluzione, è in continuo miglioramento, è in continua integrazione di nuove e nuove cose. Poi vi volevo far vedere il menu
vedete con i settaggi, le funzioni, le sorgenti giochi, controlla aggiornamenti, ecco questa è la voce importante, perché andando a collegare la console alla connessione internet della nostra rete, quindi o in wifi o ancora meglio con il cavo ethernet, andando a fare controllo aggiornamenti, se c'è un aggiornamento disponibile fate aggiorna, tutto in automatico vi fa l'aggiornamento e avete la console con nuove funzioni e nuovi miglioramenti, quindi semplicissimo anche gli aggiornamenti. Poi ovviamente una volta che magari siete in contatto, seguite il link che vi lascio qua sotto, sia per acquistarla, chiedere informazioni, o i link del blog o del sito della OGC, vedete se escono nuovi aggiornamenti, o il loro canale Telegram, vedete se escono nuovi aggiornamenti, quindi dite a cavoli, guarda, hanno presentato un nuovo aggiornamento, vado a farlo, quindi non è che dovete andare ogni volta a cercarlo qua, seguite i loro social e siete sempre aggiornati nel caso escono un nuovo aggiornamento, e soprattutto c'è la spiegazione di cosa fa quell'aggiornamento che poi andrete a fare. Poi qua abbiamo le info di sistema e tutto quello che serve, quindi vedete in italiano, semplice, fatto bene, chiaro, che è la cosa principale per chi usa una console tipo questa, cioè senza avere cose complicate, senza avere cose da tradurre, cioè il bello di queste console sono retro game, quindi sono giochi se vogliamo semplici, anche se poi semplici non lo sono, sono semplici solo dal punto di vista della grafica e di cosa dobbiamo fare, ma non sono per niente semplici se si vuole andare avanti in questi giochi retro gaming, e lo sapete benissimo che è così, sebbene non c'è 800.000 cose da fare, sono comunque complicati portarli alla fine. Poi cliccando qua abbiamo la possibilità di spegnere la console, riavviare la console o di mettere la console in recovery mode. Quindi è davvero tutto intuitivo e semplice. Poi se seguite il loro canale YouTube avete tutti i tutorial che avevo fatto io, con diciamo tutto quello che potete andare a modificare, cioè i tasti, cambiando le impostazioni dei tasti, perché magari uno in questo tasto vuole una funzione e non lo vuole in questo tasto, quindi è tutto modificabile, come aggiungere nuovi giochi, quindi nuove ROM ai vari emulatori, tutto davvero semplice ed intuitivo. Quindi ragazzi, spero di avervi trasmesso perché uno debba acquistare questa JC2 e non una Pandora Box, perché ragazzi spero che l'abbiate capito, cioè vi ho spiegato davvero cosa in più, praticamente non è niente in meno, quindi quando si ha solo delle cose in più credo che il dubbio non ci sia più a quel punto, quando si ha solo cose migliori e soprattutto quando quelle cose sono un qualcosa davvero in più, credo che il dubbio decada totalmente. Vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione per contattarli, quindi i vari contatti, per chiedere solo informazioni, per chiedere preventivi, per chiedere prezzi, per chiedere tempi, quindi tutti i dubbi che avete glieli scrivete, loro vi rispondono, sono super gentili, ma davvero gentilissimi, cioè una cosa incredibile. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato questa JC2, la console che asfalta totalmente la Pandora Box, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!